Avanti, avanti! Sedici. Ripetizione. Wiederholung. Ripetizione. Buongiorno, cari spettatori. Oggi vogliamo ripetere, ripetere, ripetere. Ripetere heißt wiederholen. Wenn Sie also jemanden bitten wollen, etwas zu wiederholen, dann sagen Sie, vuole ripetere per favore? Vuole ripetere per favore? Bene, ripetiamo. Scusi, signorina, è suo questo? Oh, sì, grazie. Scusi, signorina, è suo questo? È suo questo? È suo questo? È mio. È tuo? È suo. È suo, signorina. È suo, signore. È suo, es gehört Ihnen. In der Höflichkeitsform wird suo groß geschrieben. È nostro? È vostro? È loro. Ecco un fazzoletto. Il fazzoletto è mio. Bitte fragen Sie mich, ob das Taschentuch mir gehört. Sie sitzen nicht. Prego. È suo il fazzoletto? È suo il fazzoletto? Ecco una borsa. La borsa è mia. Bitte fragen Sie mich, ob die Tasche mir gehört. Si duzen mich jetzt. Prego. È tua la borsa? È tua la borsa? Sì, è mia. Scusi, signorina, è suo questo? Oh, sì, grazie. Permette, signorina. Permette, signorina. Erlauben Sie, mein Fräulein. Permette, signorina. Permette, signorina. Sì. Posso... Ein Maistarp, wo zwei Raumsonden gestartet werden sollte, die ein... Permette... Signorina. Sì. Posso presentarmi? Prego. Prego. Bitte schön. Ist eine höfliche Aufforderung. Prego. Wenn Sie dagegen um eine Gefälligkeit bitten, dann sagen Sie per favore. Per favore. Zum Beispiel un cappuccino per favore. Bene, ed ora ripetiamo tutto. Scusi, signorina, è suo questo? Oh, sì, grazie. Permette, signorina? Sì. Posso presentarmi? Prego. Posso presentarmi? Sì. Mi chiamo Dante Alighieri. Piacere, signor Alighieri. E lei? Come si chiama? Mi chiamo Beatrice. Mi chiamo Beatrice. Mi chiamo Beatrice. Lei si chiama Beatrice. Chiamarsi. Heißen, sich nennen.
chiamarsi. Mi chiamo, ti chiami, si chiama. Io mi chiamo Ima Agustoni. E lei, come si chiama? Piacere, molto piacere. Angenehm, sehr erfreut. Piacere, molto piacere. Permette, signorina, posso presentarmi? Mi chiamo? In der göttlichen Komödie von Dante kommt auch der heilige Franziskus vor. Dove è nato San Francesco? Dove è nato? Wo ist er geboren? Und auch, wo sind Sie geboren? Dove è nato? Come si chiama, padre? Francesco. Francesco. Dove è nato? Dove è nato? Dove è nato? Come si chiama, padre? Francesco. Francesco. Dove è nato? Sono nato ad Assisi. Assisi? Professione? 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 Beruf? Professione? So knapp fragt man natürlich nur bei der Polizei oder auf einem Formular. Bei einer normalen Unterhaltung fragen Sie lieber so. Qual è la sua professione? Was sind Sie vom Beruf? Qual è la sua professione? Dove è nato? Qual è la sua professione? Come si chiama, padre? Francesco. Francesco. Dove è nato? Sono nato ad Assisi. Assisi? Professione? Santo. Santo. Allora, lei è San Francesco d'Assisi, sì, padre? Im Fegefeuer ging es um eine andere Art der Vorstellung. Passen Sie bitte gut auf. Signore. Grazie. Signor? Posso presentarmi? Il mio nome è Dante. Il mio nome è Dante. Il mio nome è Dante. Scusi, signore. Grazie. Signor? Posso presentarmi? Il mio nome è Dante. E il cognome? Il mio cognome è Alighieri. Il mio cognome è Alighieri. Il mio cognome è Alighieri. Il mio nome è Ima. Mein Vorname ist Ima. Il mio nome è Ima. Il mio cognome
è Agustoni. Ma in famiglia name ist Agustoni. Il mio cognome è Agustoni. E qual è il suo nome? Qual è il suo cognome? Piacere, molto piacere. Scusi, signore. Grazie. Signor? Posso presentarmi? Il mio nome è Dante. E il cognome? Il mio cognome è Alighieri. Professione? Poeta. Ah. Lei è poeta. Posso presentarmi? Mi chiamo Anna Fiorentini. Professione? Piacere. Piacere? Che cosa aspetta, signorina? Aspetto la carrozza per il paradiso. Aspetto la carrozza per il paradiso. Io non aspetto la carrozza. Ich warte nicht auf die Kutsche. Io non aspetto la carrozza. Aspettare. Warten. Auf jemanden warten, auf etwas warten. Aspettare. Aspetto il treno. Ich warte auf den Zug. Aspetto il treno. Il treno è in orario. Der Zug fährt pünktlich. Il treno è in orario. Il treno è in ritardo. Der Zug hat Verspätung. Il treno è in ritardo. Il treno è in partenza. Der Zug fährt ab. Il treno è in partenza. Il treno è in arrivo. Der Zug fährt ein. Il treno è in arrivo. Il mio nome è... Il mio cognome è... Aspetto il treno. Soweit Dante Alighieri. Und wie man sich im Italienischen vorstellt und nach dem Namen fragt. Aber wie fragt man, wie es einem anderen geht? Hören Sie gut zu. È Marco Polo. Ciao Marco! Ciao Ima! Come va? Come va? Come va? Ciao Marco! Ciao Ima! Come va? Bene, grazie, tu? Benissimo, grazie! Ciao! Come va? Ciao, wie geht's? Ciao, come va? Übrigens, ciao kommt vom lateinischen Sklavus, der Sklave. Noch bis zum 18. Jahrhundert hatte man gesagt, schiavo suo, euer Sklave. Heute sagt man schlicht und einfach, ciao, unter Freunden, die man duzt. Wenn Sie dagegen eine weniger befreundete Person treffen, dann sagen Sie, buongiorno, come sta? Wie geht's? Come sta? Come va? Come sta? Marco Polo soll nach China reisen. Partire. Abreisen, wegfahren. Partire. Und nun geht es um die Zukunftsform. Partirò. Partirai. Partirà. Partiremo. Partirete. Partiranno. Ritornare. Zurückkommen, ritornare, ritornerò, ritornerai, ritornerà.
Ritorneremo, ritornerete, ritorneranno. Ciao Marco! Ciao Ima! Come va? Bene, grazie, tu? Benissimo, grazie. Quando partirai per la Cina? Quando partirai per la Cina? Quando partirai per la Cina? La Cina. Partirò fra pochi giorni. E partirai con tuo padre, vero? Sì, partirò con mio padre, con mio zio Matteo. Che viaggio meraviglioso! Da Venezia a Pechino. E quando ritornerete? Quando ritorneremo? Chissà. Quando ritorneremo? Chissà. Quando ritorneremo? Chissà. La Cina è lontana, molto lontana. Buon viaggio, Marco! Arrivederci, Ima. Adesso vado all'ufficio viaggi a prenotare i cammelli, gli elefanti per il viaggio in Cina. Ciao! Ciao! Buon viaggio! Marco Polo.